Benvenuti nell'aereo più piccolo del mondo. Cioè, 2 e 2. No, raga, aiuto. Thank you. Thank you. So, per più tardi. Thank you. See you soon. See ya. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Sono appena arrivata a Herzogenaurach, che è dove Adidas ha gli headquarters, e sono in albergo. Ho trovato sul letto questo welcome kit che vi giuro mi fa ritornare indietro all'evento che avevo fatto io. E qui troviamo, a parte dei gommosi, che sinceramente non capisco, però va bene, una fascetta per correre fuori o comunque per proteggersi dal vento, perché io soffro tantissimo il freddo quando corro, quando faccio sport all'aria aperta, sulla fronte. Non ho freddo altrove, ma in fronte mi viene poi un mal di testa assurdo, quindi sarà utilissima. Una polo, non sono molto tipa da polo, ma va bene, molto carina, un po' lunga. Che cazzo è lunga? Che taglia è? Taglia S. Ah, long. Vabbè, poi ve la faccio vedere addosso. Comunque di questo colore pesca. E questa giacca bellissima. No, vabbè. Questa giacca, ragazzi, è stupenda. Questa è corta, giustamente. Tra lungo e corto. Le Pure Boost X. Ah, queste devono essere stupende, perché io non mi trovo molto bene con quelle a calzino, perché stringono qui e il 40, che è di solito la mia misura, non mi sta, perché è come se la scarpa iniziasse da qui e non da qui. E infatti io mi trovo molto bene con le mie Ultra Boost, che hanno questa cosa rigida, insomma, non a calzino. Allora vi spiego, essenzialmente mi trovo in Germania, ospite da Adidas per questi 3 giorni. Sono 3 giorni totalmente organizzati, dove io mi devo affidare alle mani degli organizzatori per compiere diverse attività. Il progetto è chiamato Creator Squad, quindi hanno riunito tanti brand ambassador di Adidas provenienti da ogni parte d'Europa e ci faranno fare diverse attività durante questi giorni. Ho visto l'agenda e ci saranno tantissimi allenamenti, ho contato 6 allenamenti in 2 giorni, tantissimi sport, e cercherò, per quanto mi sarà possibile, di portarvi con me e di farvi vedere che cosa faremo. Sono molto felice di essere qua, mi sento come una bambina al primo giorno di scuola, super eccitata, e davvero non vedo l'ora di iniziare. E sono un po' incredula di tutto questo che mi sta succedendo, però va bene. Siccome siamo arrivati in albergo presto, sono le 10:30 e le attività iniziano alle 1:45, io e Saverio abbiamo deciso di dormire un po', visto che la sveglia è stata molto presto, alle 5 questa mattina, e andare a pranzo e poi cominciare carichi tutta la giornata. Bene, allora abbiamo pranzato, adesso ho 20 minuti per cambiarmi. Ho scoperto che questo in realtà è un vestito e me lo devo mettere così. Spero che non ci dobbiamo allenare così. Ho incontrato tutto il gruppo, o parte del gruppo, e principalmente ragazze, tutte le parti dell'Europa, Amsterdam, Londra, Parigi, Copenaghen, Budapest, bellissimo, bellissimo. Poi sono delle fighe della Madonna. Vabbè, comunque, adesso mi cambio e iniziamo il programma con un bel allenamento al campus e poi una visita del campus che vi farò vedere. E stasera una bella cena cucinata da noi. Insomma, anyways, tanto vi ci porto, lo vedrete dopo. Vestito messo, non sta poi così male, pensavo peggio. Tac, sembra una tennista o golfista. E ora iniziamo tutto. Yeah! Oh. Mi hanno regalato altra roba. La borraccia personalizzata e poi tutto il kit. No, vabbè, che spettacolo. E io come ci torno a casa? Cioè in aereo, davvero? Siamo tutte pronte per l'allenamento. Abbiamo appena finito il primo allenamento, spero di essere riuscita a farvi vedere qualche foto, e adesso andiamo a vedere l'impianto, gli headquarters, il WOS. Hola! Hello, can I come in? Sure! Yes!
I'm just vlogging. You're just vlogging? Yeah. Yes? Say hi. Hi, Milano. Who are you? Italia. Bella Italia. I'm Patrizio from Frankfurt. And I'm so happy to meet you here in Herzogenaurach. Thanks. Raga, hanno pensato a tutto. Spettacolo. E una melina. Non mi dire un altro kit, un altro regalo. No. Ah, meno male. Non so se si era visto prima, ma più o meno siamo una ventina, di cui praticamente 17 ragazze. No, dai, 15. Allora, cominciamo a visitare il campus e in questo video ricordatevi che qui la gente ci lavora, ok? Vi presento Mister Adidas. Ciao, grazie. Grazie per tutte queste scarpe. Good idea. Thank you. Well done. Cioè loro dopo che hanno lavorato si allenano e giocano tutti insieme. Basket, tennis. Your mother and Mr. Stan. Ragazzi, sono appena tornata in camera. Che giornata stupenda. Mezza giornata in realtà, davvero bellissimo. Cioè mi sento stra ispirata e sono stra felice. Mi sono cambiata tipo 10 volte. Comunque adesso mi ricambio perché in mezz'ora devo essere pronta per andare a cena. E PS, ho un problema enorme nella mia vita. Mi sono dimenticata il burro cacao e io sono una che davvero lo usa sempre, ogni giorno, e le labbra ovviamente, perché proprio l'ho dimenticato poi soprattutto, mi fanno malissimo. E adesso provo a mettere un po' di crema alla camomilla che ho, anche se è una crema mani, ti necessita virtù. Mentre mi sto preparando per andare a cena, oh, guardate cosa ho trovato, cioè non me l'ero totalmente accorta. Vi giuro, dopo che hai organizzato un evento, capisci cosa significa tutto questo. Oh mio Dio, che bello! Cioè, ma che spettacolo! Cioè, noi praticamente qui cucineremo questa sera, perché facciamo una cena cucinata da noi e quindi ci hanno messo tutti gli ingredienti. La quinoa ci impiega 20 minuti però, ragazzi, io ho fame. Abbiamo tutto pronto. No, ragazzi, che spettacolo. E se non sbaglio hanno fatto tutto senza glutine. No, quello è farina. Ok, io ci starò lontana. Mi metto di qua. Qui è l'angolo senza glutine. Different backgrounds, different attitudes, different way of looking to a project. It's amazing. Sono nella postazione quinoa. C'ho un avocado che è maturo al punto giusto, me lo porto via. Oh. Devo fare il sushi. Cioè, ma che spettacolo è questa serata? Che spettacolo, bellissimo. Andiamo a fare i dolci vegani. And a little bit of soy milk. And then we're gonna work some flour into it to get a nice smear. Io spero di riuscire a mangiare senza glutine senza morire, visto che mi stanno preparando gli hamburger qua accanto e c'è glutine ovunque. Hello, Sylvia. What are you girls making? Vegan dessert. So it's flour,
Beans? No, it's not beans. It's I don't know how to. Dates. Dates? Yeah, yeah, dates and a lot of sugar. A lot of sugar and Nutella. A lot of Nutella. Yeah, Nutella is coming afterwards. I thought it was a fitness retreat or. No, it's not. You're a pro. No, no, I'm not a pro. You gotta have a smooth side and a rough side. Yeah. So the rough side, you're gonna add some. Sono appunto celiaca e la quinoa è stata contaminata, non la devo fare a parte, praticamente mi è stata data questa puffed quinoa, quindi la quinoa soffiata, che adesso mischierò con l'avocado per fare qualcosa di malleabile e poi dentro ci metterò le verdure, vediamo se riesco a farlo. Ce l'ho fatta! Have you got a plate for yourself as yes. well? So you're sorted, you're yes. right. You're not gonna go home hungry? No. I'd love to get you some food, I can't. Oh my god! Salve! Te macchigno! Uguale! Siamo un gruppo immenso! Siccome non posso mangiare il dolce, mi hanno portato un piatto di noci datteri, frutta. Questo è caldo, tipo Nutella calda. So I believe that. Ah, the good thing. Yeah. Dolce. Thank you. Whee! Thank you. Buongiorno, andiamo a fare colazione. Cioè, guardate che fancy che sono questi bustine del tè. Questo è buonissimo, cioè pazzesco. Allora, siccome non so bene cosa ci sia qua dentro, dentro qui c'è del muesli, quindi probabilmente hanno un po' tocchicciato tutto, non mi fido, vado di colazione salata. E vedo dell'ottimo salmone affumicato, formaggi, simil mozzarella, verdura. Buona salata. Questo è un omelette. E uova fritte. Ci si può arrangiare con questo, raga. Non sarà il pancake, però salsicce. E voilà. Ovviamente, raga, cioè non mangio tutti i tuorli, nel senso, ne mangerò uno o due per condire un po' questo, ma non tre. E questa ananas che è molto tedesca, devo dire. Allora, siccome la colazione non mi ha riempita, sono ancora un po' affamata, per fortuna mi sono portata delle barrette. Sono queste qui dell'Ambrosie e c'è mulberry, chia e vaniglia, limone canapa e limone mandorle attivate. Questa. Anche perché adesso ho bisogno di energia, in quanto tra mezz'ora devo essere pronta perché andiamo a fare il primo workout della giornata. Voto 10.